A inizio 2020 il Monza Pizza Bike Park ha deciso di rimpiazzare la vecchia piscina di gomma piuma con un airbag. Così ci siamo fatti 3 ore di macchina per andare a vedere un bag usato e abbiamo acquistato un bag del valore di 25.000 euro al prezzo di 5.000 euro. Questa è stata la svolta del Monza Pizza Bike Park. Ci ha tolto un sacco di lavoro rispetto alla piscina di gomma piuma e soprattutto ha aiutato un sacco di persone a imparare tantissimi nuovi trick e a progredire nello sport. Forse qualcuno di voi però ha notato che nell'ultimo periodo al park il bag era quasi sempre spento. Infatti lo è perché si è rotto. Vi avevo spiegato nel video qui in alto che praticamente ci si è squarciato e questa volta lo squarcio è troppo grosso e non siamo riusciti a ripararlo. Ma noi al Monza Pizza Bike Park, ragazzi, non ci lasciamo mai per vinti e abbiamo già trovato la soluzione. Quindi adesso dobbiamo togliere sto airbag perché oggi verrà consegnato proprio il nuovo airbag del Monza Pizza Bike Park. Un ultimo saluto, Aldi. È durato 2 anni, ragazzi, da quando l'abbiamo acquistato, esattamente 2 anni. Voi direte: cazzo, ma avete speso così tanto per 2 anni? In realtà era usato e comunque 2 anni di utilizzo molto molto intenso, quindi in realtà l'acquisto che avevamo fatto al tempo ne valso la pena per la spesa. Lo sapevamo che sarebbe morto, speravamo non subito quest'estate perché volevamo girarci ancora un bel po', ma così è la situazione. E voi direte: ma del vecchio bag cosa ve ne fate adesso? 700 kg, ragazzi, di airbag, eh? È rotto, ma è assolutamente utilizzabile per un uso privato. Molto probabilmente il nostro amico Saku ha lo spazio a casa per poterlo mettere. E proprio mentre stavo cercando di allungare un po' il minutaggio di questo video, quindi... Albi! Come un fulmine a ciel sereno ha suonato il clacson il corriere e ci ha consegnato proprio un nuovo bel. Airbag e tutto lo stato sopra quei motori. Qui ci stiamo già dando da fare per smontare tutto. E secondo voi poteva andare tutto liscio? Oh, c'è stato un piccolo taglio, abbiamo già messo giù il bag nuovo. But there is a small problem on the new bag, ragazzi. Ci hanno scammato. Non posso parlare perché dopo sennò è diffamazione. Però ragazzi, sostanzialmente cosa è successo, senza fare nomi e cognomi, anche se mi piacerebbe molto in questo momento, abbiamo acquistato questo airbag usato, non vi posso appunto dire da chi. Abbiamo chiesto se potessimo andare a vederlo per accertarci delle condizioni dell'airbag. Ci è stato detto: sì, venite pure, ma non possiamo aprirvelo perché non abbiamo lo spazio per aprirlo. Va bene, siamo andati comunque a vederlo per vedere almeno se ci fosse. Ci hanno fatto vedere piegato, quindi non è che si può vedere molto. Ci siamo fidati. Mentre eravamo là ho proprio chiesto al responsabile: l'airbag ha qualcosa che non va? Qualche cucitura, qualche artoppo? No, usato 3 volte, praticamente nuovo. Ok, lo prendiamo. Abbiamo dato l'acconto, circa metà del prezzo a cui l'avevamo acquistato. Era già 11.000 euro l'airbag usato che ci vendevano. Ce lo spediscono, arriva in park, lo apriamo. Abbiamo fatto la prima mezza srotolata. Vedete, vi arriva il nuovo bag, lo tirate su, lo gonfiate, lo aprite e scoprite che c'è già una enorme cucitura. Cucitura enorme, toppa. Poi gonfiamo l'airbag, a un certo punto dentro vediamo che c'è qualcosa dentro l'airbag, proprio nel pallone pieno zeppo di sabbia, ragazzi. Abbiamo tolto circa 80 kg di sabbia. Ma il discorso, ragazzi, è che noi non l'abbiamo comprato da un privato che dice vabbè. Abbiamo comprato da un'azienda che l'ha acquistato e quindi questa azienda ci aveva anche detto: vi diamo l'airbag a questo prezzo perché è praticamente nuovo, l'abbiamo usato 3 volte, è perfetto, non ha nessun taglio. Ho chiamato, ho detto: sapete cosa c'è? Il vostro bel airbag te le devi mettere nel culo. Chiaro adesso? Non è come ce l'avete venduto, ragazzi. O ce l'ho dato a un prezzo nettamente inferiore a quello che avete detto, oppure venite a riprenderlo. Questi hanno anche provato a dire: no, assolutamente, voi dovete ripagarci la spedizione. E gli ho detto: no, ragazzi, non avete capito. Voi venite qui, vi pagate la spedizione per portarvelo indietro e ci ridate anche i soldi. Me l'aspettavo da un privato e soprattutto io ho provato a chiedere se comunque volessero lasciarcelo a un prezzo inferiore. Magari non si sono accorti del taglio, lo lasciano a un prezzo inferiore. No, no, hanno detto: questo bag è perfetto, funzionante, vale 11.000 euro. Va bene, tenetevelo, va. Domani verranno a ritirare il bag, però chiaramente capite che dopo tutta questa situazione e anche gli altri ragazzi dell'associazione sportiva siamo abbastanza scettici su questa azienda che ci ha venduto il bag. Già l'inquadrata ce l'hanno tirata quando ci hanno dato il bag. Adesso abbiamo detto: ok, venite a prendervelo e ci date l'assegno circolare, così abbiamo la garanzia. No, l'assegno non si può perché non c'è il proprietario dell'azienda. Quindi ho detto: no, io l'airbag ve lo do quando vedo la somma accreditata sul conto. Ma tu sei un coglione, ci stai facendo perdere un sacco di tempo. Questo qui si è messo a insultarmi al telefono solo perché io dubito che loro ci possano ridare i soldi.
stavano caricando, ma abbiamo chiesto bonifico istantaneo. Chiamato in banca, il referente della banca mi ha detto che non era ancora arrivato il bonifico, anche se loro mi hanno fatto vedere la pagina che l'avevano fatto, quindi gli ho detto no, state fermi. La cosa che fa ridere è che, essendoci qua anche mia mamma, che gli ha detto no, guardi, ascolti, non ci siamo già fidati abbastanza, improvvisamente questo fa: no, guardi, avete completamente ragione, ha cambiato i toni rispetto a ieri. E gli ho detto sì, però ieri perché mi hai dato il coglione? Mi fa: non ti ho dato il coglione. Gli ho detto: guardami negli occhi. Fa: guarda, forse non mi ricordo. Non fidatevi mai delle persone che non conoscete, ragazzi. La prossima volta non voglio che mi ne accorga del coglione. No, scusa per la... È successo. È ora di macchina. Tranquillo. Grazie e a mai più rivederci. Ragazzi, bag andato. Ormai il parco è vuoto da un paio di settimane. Cioè, non vedere il bag dietro questa rampa fa veramente male al cuore. Però vi posso assicurare che l'abbiamo già ordinato. Adesso vi spiego tutto. Ma c'è una novità e c'è un'ottima notizia in tutto questo video negativo, dove l'abbiamo praticamente solo presa nel culo. Una cosa positiva l'abbiamo fatta ed è veramente veramente fighissima. Il salto che avevamo sul bag era ok per i principianti, ma era un po' piccolo per chi è già capace di saltare e triccare. Avevo bisogno di una rincorsa più alta e quindi bam! Che bestia è! Ragazzi, vi presento la nuova torretta del Monza Pizza Bike Park. Abbiamo fatto un mega roll-in sopra già il terrapieno esistente. Una struttura che avevo pensato ormai da un po' di tempo. E voi direte: ma tu sei stronzo, cioè hai rotto il bag, hai comprato anche il ponteggio. Abbiamo prosciugato il conto del park. Che vabbè, è fatto per quello, quindi è giusto che i soldi vengano usati. Però ho ordinato tutto il materiale di questo ponteggio prima di sapere che il nostro vecchio bag si rompesse. Dopo l'inculata del bag usato, ragazzi, abbiamo dovuto prenderlo appunto nuovo. E l'airbag nuovo chiaramente costicchia. Stiamo parlando di 22.000 euro di airbag. Più si aggiungono, fate conto, i 6.000 euro circa di acquisto materiale e basta del ponteggio. E poi a questi vanno sommati i lavori per montarlo, perché non possiamo montarlo noi siccome non siamo operatori abilitati. Ne abbiamo spesi di soldi qua per fare il tutto. Con ciò non voglio dire che non avremmo dovuto comprare un airbag nuovo o fare il ponteggio, ma ci si sono condensate tutte le spese in un'unica botta. Comunque la struttura è fighissima, ragazzi, è una bomba. Siamo a un'altezza di circa, credo, 8 metri, 8 metri e mezzo da terra. Roll-in qui dietro, inclinato a circa 50 gradi, quindi che si va giù a cannone velocissimi. Rimarrà chiaramente la discesa che c'era prima per il bag, per tutte le persone principianti. Chiaramente non è ancora ultimato al 100%, perché dobbiamo ancora fare il raccordino qui in basso e poi fare tutto un pianetto rialzato, in modo tale che anche d'inverno sia utilizzabile e non si formi troppo fango. Quindi nei prossimi giorni, ragazzi, dobbiamo scariolare come dei matti. Vediamo come scarica la carriola il nostro amico. Hey, I'm looking for a couch to crash on. Senza guanti, ricordiamolo. Ah, ecco, senza guanti. Senza, io sono guantato. Ah, ecco perché sei riuscito te. Shouldn't be the night I go home with anyone. Adesso dobbiamo togliere tutti i travettini che facevano da piolo. Dopo una settimana intera praticamente a scariolare per fare il pianetto, vediamo da sopra com'è la vista. Ma che bel pianetto che abbiamo fatto lì. Dobbiamo dare un nome alla struttura, come la chiamiamo? La torre di Pisa, ha detto giusto Eddie. Non è storta. Cioè non è storta la torre, ma vai giù storta. Ragazzi, adesso dobbiamo testare effettivamente se si va giù veloce. Sì che si va, Se c'è sta, se lo fa c'è, se lo fanno tutti. Dai. Sì, c'è sta. Easy anche per il cesta. Easy per il boss. Il roll-in funziona alla perfezione, manca solo rampa e bag. Sta arrivando il bag. I'm not usually the one who acts out. Speriamo che non si capoti il camion qua. Proviamo a sparare quanto costa quel coso lì. 22.000. Vale i soldi, però porca si fanno pagare cari. È qui. E speriamo che stavolta non sia una scammata, ragazzi. Compriamo il legno per le rampe. Altro legno per la rampa. Possiamo finalmente costruire la rampa? Vamo!
Cosa urli che sono qua, dai. Andiamo. Quando ci sono 40 gradi e stai tagliando legno al parco è solo una cosa da fare. Anche il bag nuovo è stato srotolato. Bucato anche stavolta? Qua mettiamo della musica, vero? Ah, l'unico punto nel video dove non ci sarà la musica. E ragazzi, finalmente dopo tanto sacrificio, una marea di soldi spesi, bestemmie, tutto quello che volete. Lo sentite questo rumore? Finalmente riabbiamo il bag in palio. Il kick che abbiamo ultimato, ragazzi, è una cosa senza senso. Qua abbiamo un bel gonfio. Primo test del signor Mauro, il costruttore della rampa. Papà. Quindi? Bella. Ora, il problema è che poi dobbiamo costruirne uno di mulch così e poi uno duro. Esatto. Dai, Sasso, pompa tutto e dici. Ok. Cavolo, succoso. Pinge questo, cioè c'è tempo in aria. Minchia, anche troppo. Come troppo? Figa, sei in aria. Mai troppo. 7 minuti e un quarto. Mai troppo tempo, Sasso. Mai troppo tempo. E la domanda adesso è: ma perché Toto non ci hai ancora girato sul bag? Prima devo chiarire un paio di cose prima che scriviate troppi commenti. Avete notato che l'airbag è nuovo, sopra bianco è nuovo, ma i bordi sono quelli vecchi del nostro airbag. Proprio perché questo airbag abbiamo deciso di acquistarlo come associazione sportiva, ma abbiamo trovato degli sponsor, tra cui proprio Big Airbag, che ha deciso di farci un piccolo sconto sull'airbag, Insta360, che come al solito ci supporta in tutto e per tutto, e sentite bene, un socio, proprio una persona di cui non posso fare il nome, ha deciso di contribuire alla spesa dell'airbag. Con ciò non vuol dire che non l'abbiamo pagato, ma grazie a questi sponsor e sostenitori abbiamo ammortizzato la spesa notevolmente. Infatti, per ringraziare tutti questi sponsor, i bordi laterali nuovi dell'airbag che ci devono ancora arrivare avranno i loghi di questi sponsor. Comunque l'airbag è identico a quello che avevamo prima, e invece la rampa che abbiamo costruito è una rampa dimensione Crankworx, ragazzi. Alta 2,70 m, quindi una bestia, e grazie al mega rolling che abbiamo fatto sembra funzionare perfettamente. Ma adesso, per chiudere il video, non mi resta che provare finalmente il nuovo salto sull'airbag. Beh, del bello. Monza Pizza. Io direi un salto dritto di prova e double flip. Vediamolo. Oh la madonna. Ti devo dire, non è piccolo. È il test per vedere se il salto è abbastanza grosso. Lo sai anche te, Ivo, qual è? Pedalatona, dube. Ah, pedalatona diamo anche sotto. Dube, sì, pedalatona. Pedalata sotto e double flip. Testa airbag definitivo. Back to back on them like we here, we and we rally. Just that back in my back flow, we back again so high. Just that back in my back flow, we back to change the climate. Just that back in my back flow, we bring the force like Tommy. Back in my back flow. Back in my... Ma che cazzo, in fondo? Prima volta nella storia del Monza Pizza si esce in fondo dall'airbag. Sì, sono uscito dietro. Era grosso questo, era lento, Ragazzi, soldi ne abbiamo spesi abbastanza. Credo che in totale saremo più di 30.000 euro. Siamo contenti però, abbiamo un nuovo salto al Monza Pizza gigante. C'è l'airbag nuovo finalmente. Durante agosto il park sarà chiuso, mi spiace, ma per settembre, quindi, tutti quelli che verranno al Monza Pizza potranno provare il nuovo airbag del Monza Pizza. Quante volte ho detto Monza Pizza? Troppe. Monza Pizza. We back to change the climate. Just that back in my back flow, we bring the force like Tommy. Back in my back flow. Back in my, yeah, back in my bag, yeah. I'm back in my.